Siamo al Vinitaly, siamo nel padiglione Lazio, 60 aziende, 60 produttori di vino, 9 di olio. Quanto è importante questa realtà per il turismo del Lazio? Beh, è davvero fondamentale per tutto il territorio del Lazio e soprattutto per l'impostazione che questa regione ha già cominciato a dare negli scorsi 5 anni e che vuole continuare a dare nei prossimi 5 anni, di un turismo sostenibile nel più ampio senso del termine, cioè legato al territorio, accanto al territorio, che valorizza tutto questo bene immenso, patrimonio incredibile che la nostra regione ha e che sempre di più noi abbiamo imparato ad amare, ad apprezzare e sempre di più dobbiamo valorizzare. Tanto che il presidente Zingaretti ha scelto questa volta di dedicare al turismo proprio un assessorato, è la prima volta almeno nella sua legislatura, è un segnale importante. Esatto, questa è la differenza, è la differenza fondamentale quest'anno, cioè da questa legislatura all'inizio. Noi abbiamo un assessorato dedicato al turismo. Nella scorsa legislatura il presidente aveva tenuto per sé la delega, sempre ovviamente sapendo dell'importanza. In questa legislatura abbiamo voluto puntare sull'importanza di un assessorato ad hoc per promuovere sempre di più e per andare sempre di più a portare in tutto il mondo la marca del Lazio e il bello del Lazio. Allora, unire agricoltura, buon cibo, buon vino alle bellezze anche paesaggistiche, quali sono le leve fondamentali su cui il suo mandato punterà per lanciare il Lazio nel mondo? Esatto, è l'esperienza, cioè dare al turista fruitore l'esperienza, che è quello che noi nel nostro paese, nella nostra regione possiamo dare nel modo migliore rispetto a tutto il resto del mondo. L'esperienzialità, appunto, l'unire il bello, la qualità della vita, le bellezze artistiche, storiche, il patrimonio archeologico, monumentale, i beni culturali con appunto i prodotti del cibo, del vino, dell'olio e soprattutto appunto la qualità della vita e l'esperienza del fare, dello stare nella nostra regione. Questa è la grande carta su cui puntiamo e su che vogliamo portare davvero in tutto il mondo in maniera capillare. Questo sarà il nostro impegno ogni giorno e ogni momento.